Un giorno aperto gli occhi e la realtà non era più come prima. Cadaveri, pezzi di animali, squarciati e morti, giacevano nei supermercati. Quelle stesse carni che prima chiamavo, polpette di cavallo, salsiccia, salame, prosciutto, non erano più cibo per me, ma cadaveri. Pezzi di carne incartata. Ecco cos'erano. Per farvi capire meglio, utilizzerò un'analogia. È come se vedessi pezzi di carne umana. Le budella di un uomo riempite della carne di un altro uomo. Insaccati di carne umana. Lo schifo e lo sdegno ormai pervadono la mia anima ad attraversare quei corridoi del supermercato. Corridoi ormai d'incubo per me. E anche nelle piccole cose, come ad esempio il salumiere, che è tanto gentile e sorridente. Aspettava il prosciutto. E io che pensavo all'accoppiata perfetta di prosciutto e formaggio nel pane appena sfornato. Adesso, quello stesso sorriso è inquietante per me. Le sue mani che toccano quei cadaveri, a cui non pensa, il dolore e la vita deturpata da essi. Ma poi penso che non è stato lui ad ucciderlo. No, non è stato lui ad ucciderlo. Lui magari è quell'uomo che da una vita fa questo lavoro. Lui è quell'uomo che vive nell'innocenza e che non si chiede perché fa questo maledettissimo lavoro. Che parte tutto dalla nostra offerta di domanda nel mercato economico. Quel salumiere vive pensando di fare il buono e di servire il prossimo, dando a lui da mangiare. Io invece vedo, con tutta la sua gentilezza e professionalità, dare al consumatore quella lurida carne e quel lurido pesce in decomposizione. Veducisi i miei simili, simili sicuramente non di aspetto, simili per il diritto che abbiamo noi in comune, il diritto di vivere, e che grazie alla nostra specie il diritto loro non hanno. Loro non hanno scelta, noi sì.
Scegliamo di abbandonare la carne e derivati animali dai nostri piatti, così da fermare questa uccisione di esseri innocenti.